Siamo al centro di Milano, a due passi dalla stazione centrale, ma a due passi da Corso Como, il quartiere della moda, e a due passi dalle famose Varesine. Presto questo quartiere diventerà un gioiello di nuova architettura, con nuovi palazzi, nuovi uffici, nuovi grattacieli e un grande bosco. Siamo arrivati con le nostre telecamere qui a rubare le prime immagini di un'opera grandiosa, un'opera che rilancerà le costruzioni in Italia concorrendo per il 10% del fatturato delle costruzioni in Lombardia. Il cantiere oramai avviato nella sua fase industriale, nel caso di Gaetano Repubblica, siamo alla vigilia dell'inaugurazione di alcune opere pubbliche molto importanti. Sono opere pubbliche non a livello di progetto ma di scala urbana, vedremo nella loro fase appena precedente la sua iniziale completamento e alla imminente visibilità al cantiere edile, ossia degli edifici, in quanto siamo in questo momento, abbiamo già raggiunto la quota fuori terra e nelle prossime settimane saremo visibili chiaramente anche da strada. Per quanto riguarda le Varesine, siamo alla vigilia dell'appalto del primo lotto e quindi vedete un cantiere che è pronto, dopo aver svolto tutte le fasi di scale e di bonifiche per quanto riguarda la parte edile. Abbiamo raggiunto il fondo scavo a fine del 2008, poi abbiamo fatto le procedure di collaudo di fondo scavo che si sono concluse diciamo col primo trimestre di quest'anno. I dati sul cantiere di Porta Nuova, sino ad ora non abbiamo parlato mai volutamente in maniera aggregata di che tipo di opera è questa. Ed è un'opera che ha dei dati che qui vengono riassunti molto velocemente, ma sostanzialmente in pochi mesi, 4 mesi appalteremo più di 1 miliardo di euro. Saranno coinvolte circa 100 imprese, 300 imprese fornitori prevalentemente italiani. Stiamo parlando al picco di 2.000 operai in cantiere, circa 10.000 di prodotto. Girando con questa curva entriamo nell'area dove ci sarà il parco, quindi tutta questa zona che adesso chiaramente è area di cantiere sarà il futuro parco, quindi un parco questo di 75.000 metri quadrati e con la ricomposizione delle aree pedonali arriva fino a 190.000 metri quadrati di aree pedonali. Il parco è un parco, diciamo, per darvi un'idea, poco più della metà dei giardini di Porta Venezia.